Io sono stufo di chi snobba la Coppa Italia. Sono stufo perché la Coppa Italia è un trofeo importante, tutte le altre lo vincono e giustamente lo festeggiano, c'è una sola squadra in Italia che la Coppa Italia la vive come un fastidio e questa squadra è il Milan. Per me questo tipo di atteggiamento, questo tipo di atteggiamento nei confronti della Coppa Nazionale è semplicemente inaccettabile. Così come è inaccettabile perdere con il Torino in 10 uomini per gran parte del secondo tempo, davanti a 60.000 spettatori di San Siro, dopo aver messo i titolari nel finale e dopo aver subito gol da una ripartenza del Torino di due riserve delle riserve del Torino, Baglieie e Adopo. Per me questo è un problema di atteggiamento, di mentalità. E intanto il primo titolo stagionale se n'è già andato. Io più volte avevo detto, mi ero espresso dicendo che quest'anno per me, con il Milan campione d'Italia in carica, vincendo Coppa Italia e Supercoppa Italiana, come ha fatto l'Inter l'anno scorso, per me la stagione sarebbe stata positiva. Ora però, a questo punto, mi aspetto che la Supercoppa vada vinta, oltretutto perché è un derby e anche perché, ragazzi, gli albi d'oro parlano e l'albo d'oro del Milan sulla Coppa Italia è fermo veramente al 2002. Il Milan ha vinto una Coppa Italia negli ultimi 40 anni, scavalcata nell'albo d'oro da squadre come Roma, Inter, Lazio, Fiorentina, Napoli, cioè l'unica Coppa Italia che il tifoso milanista della mia generazione si ricorda è quella del 2003, neanche poi tanto festeggiata perché si era appena vinta la Champions la settimana prima, quindi di fatto la Coppa Italia era andata in secondo piano. Le coppe per me si festeggiano sempre nello sport, in ogni sport, e non si capisce perché per il Milan la Coppa Italia questo non vale. E, tra l'altro, non si capisce a maggior ragione ora che la Champions per il Milan è diventata veramente una sorta di chimera e chissà per quanti anni il Milan non ne vincerà un'altra. Quindi a maggior ragione mi accontenterei e come di una Coppa Italia. Detto ciò, scusate lo sfogo, andiamo sulla partita. Lo ribadisco, non mi piace il tiro al Pioli che c'è in queste ore. Prendiamocela anche un po' con chi ha costruito la squadra. Mi spiego, non esiste al mondo che le riserve del Torino siano più forti delle riserve del Milan. Allora questo vuol dire che cosa? Che la rosa evidentemente non è all'altezza di una squadra campione d'Italia, cosa che noi stiamo dicendo da mesi, non perché si è perso oggi con il Torino. Già il mercato estivo non ci aveva convinto del Milan, a maggior ragione dopo che Decathlon sta facendo così fatica. Andiamo anche su Decathlon. Un po' anche la rogna addosso, va detto, perché quando colpisce quel palo di testa dici santo cielo, questo primo gol non arriva mai, con la Sampdoria glielo annullano, con la Salernitana una grande parata di Ochoa, ieri il palo, insomma veramente la sfortuna ce l'ha, però anche aiutati che Dio t'aiuta. Non abbiamo ancora capito quale sia il suo ruolo in campo, è sempre lento, impacciato, spesso e volentieri ha paura di calciare in porta, secondo me perché teme la figuraccia, ha paura dei fischi del pubblico. È troppo evanescente, era la sua grande occasione, bocciato anche oggi, e come lui tanti altri, Partire da Messias che entra bene in campo, però poi perde quel pallone sanguinoso che il Toro tramuta nel gol. Pobega fatica a centrocampo, Vranks è anche un buon giocatore, ma ha giocato molto poco, è un po' grezzo, lo aveva dimostrato già nel finale con la Roma, concedendo a Dybala quella punizione sanguinosa, su cui poi nasce il pareggio giallo-rosso, e vabbè, Vranks andrebbe fatto crescere o inserendolo un po' di più oppure prestandolo a qualche altra squadra. Difesa bocciata in toto nel disastro finale, almeno, perché veramente un gol così si fa fatica anche solo a concepirlo. Però bocciati anche i titolarissimi, perché entra Leao e insomma prova sempre a tirare da ogni posizione senza senso. Bennacer pure non ha convinto. Entra Teo, veramente in formato ridotto, in formato regionale, non pendolino. Entra Giroud che si ostina con questi colpi di tacco, chissà per chi, veramente mi piacerebbe capirlo. Promossi! Sono facili, sono solo due. Solo Salemakers, che almeno ci mette l'anima ed esce stremato quando ancora il risultato è sullo 0-0. E a sorpresa promuove ancora Tatarusano, che non ha particolare colpe sul gol. Pensate un po' come siamo messi. Ci vediamo stasera a calcissimo, 23:30, ovviamente processo al Milan e non solo, perché insomma si gioca ancora la Coppa Italia questa sera, ci si avvicina al big match domani sera che seguiremo ovviamente nel post partita, come sempre su Top Calcio. Buona giornata a tutti!